giusto per invitare le persone a riflettere quello che hai appena fatto. Le note intelligenti. Mangiate il pesce, mangiatelo ogni settimana. Abbiamo bisogno di mantenere il Mediterraneo perché è vicino, perché crea una capacità salutista di un pesce che ha poco, poco inquinamento nei confronti di quello che è di tutto il mondo. Cominciamo a smontare il mito del Made in Italy. Infatti, ci teniamo così tanto alla nostra risorsa ittica che l'abbiamo fatta fuori, quasi tutta. 70 anni di scambio di voti tra partiti e pescatori, deroghe a maglie larghe ed ecco il risultato, quello sì, molto Made in Italy. Oltre alla pesca distruttiva, il Mediterraneo resta un mare chiuso, quindi trattiene gli inquinanti. Basta cercarli e si trovano. Anche nella sogliola è il pesce più consigliato per i bambini. L'Università di Siena ha trovato in 31 sogliole pescate nel Mare Nostrum concentrazioni di metalli pesanti come mercurio, cromo e piombo, oltre agli idrocarburi. Ma non siamo riusciti a trovare una sola evidenza scientifica che associ un maggior consumo di pesce al quoziente intellettivo. Ma un briciolo di intelligenza ci resta per ipotizzare che qualcosa nel pesce deve essere successo da quando abbiamo trasformato il suo ambiente vitale, l'acqua, in una discarica. Ti alzi la mattina, fai una doccia, bevi un caffè, accendi la TV per ascoltare un TG, poi saluti la famiglia, esci di casa, sali sulla tua auto, percorri qualche chilometro, spesso mettendoci un mucchio di tempo per via del traffico. Poi arrivi al lavoro, bevi altri caffè, magari fumi qualche schifosa sigaretta, lavori, poi pranzi, poi lavori, poi arriva il tempo di tornare a casa. Svolge all'inverso il percorso che hai compiuto la mattina. Quindi ceni, guardi un po' di TV, stai un po' sui social e poi vai a letto. Beh, forse tutto questo è riduttivo, raccontato in 7 fottute righe scritte su una pagina di Word. Ma cazzo, è così. Magari non per tutti, eh? C'è chi fa una vita sicuramente più figa, dinamica, interessante. Ma le statistiche parlano chiaro. Questa è la fottuta vita della maggior parte di voi che state ascoltando. Adesso fai un bel respiro e cerca di capire che non ti sto né giudicando né criticando. Cerca di comprendere che questa introduzione è necessaria per aprirti la mente e predisporti a ciò che sto per raccontarti. Infatti, devi capire da dove si parte per poter vedere dove si deve arrivare. Ok, adesso smetto di essere criptico e ti dico in poche parole cosa succede a questo tuo metodico modo di esistere. Il tuo fottuto mondo sta morendo e tu stai morendo con lui. Ma sei così impegnato a perpetrare la quotidianità del nulla alla ricerca del pidocchioso sostentamento che non te ne rendi conto. Anche perché nessuno vuole che tu te ne renda conto. Ok, adesso facciamo un passo indietro, alle prime 7 righe con le quali ho iniziato a raccontare, e analizziamole un po' meglio. Ti alzi la mattina, fai una doccia e consumi in media 27 litri di acqua potabile, scaricando assieme ad essa circa 30 millilitri di rifiuti chimici contenuti nel sapone con il quale ti sei lavato. Poi ti asciughi con l'asciugamano che hai lavato in lavatrice, la quale ha consumato altri 30 litri di acqua potabile e altre decine di prodotti chimici per lavarlo. E tutto questo, dopo un lungo percorso, finirà nel mare. Bevi un caffè. E quella piccola cialda di alluminio che infili nella macchina del caffè che va a corrente, prodotta bruciando combustibili fossili, poi la getti nell'immondizia a caso. Perché non capisci se va nell'umido o nel secco, o dove cazzo deve andare. Ma tu te ne sbatti, la getti e basta. Accendi la TV per ascoltare un TG, poi saluti la famiglia, esci di casa, sali sulla tua auto, percorri qualche chilometro, spesso mettendoci un mucchio di tempo per via del traffico, facendolo magari con un'auto diesel, perché il diesel costa meno. Ma quanto meno? Forse per le tue tasche, ma sicuramente non per la tua salute, perché quel fottuto motore diesel, magari vecchio e stanco, spara nell'atmosfera particelle piccole piccole che riempiono l'aria e i tuoi polmoni e i polmoni dei tuoi figli, di tua moglie, del tuo cane, si posano a terra e finiscono in ciò che mangi, in quello che bevi.
Sì, perché poi magari per non spendere 100 fottuti euro hai anche levato il filtro antiparticolato. Tanto a te che cazzo serve? Dà solo fastidio quella spia di merda sul cruscotto che si accende dopo 100.000 chilometri. Poi arrivi al lavoro, bevi altri caffè, magari fumi qualche schifosa sigaretta. E poi la getti a terra. I mozziconi di sigaretta gettati via dagli 1,5 miliardi di fumatori nel mondo come te sono tanto inquinanti e pericolosi per l'ambiente e per la salute quanto i rifiuti industriali. C'è addirittura chi non si fa scrupoli a gettarli nel mare. Nel Mediterraneo, per esempio, rappresentano il 40% dei rifiuti. Il 9.5 sono bottiglie di plastica, l'8.5 sacchetti di plastica, il 7.6 lattine di alluminio. Lavori, poi pranzi, poi lavori, poi arriva all'orario di tornare a casa e svolge all'inverso il percorso che hai compiuto la mattina. Ceni, guardi un po' di TV, stai un po' sui social e poi vai a letto. E in una sola giornata della tua esistenza hai sprecato risorse e inquinato in maniera a volte irreversibile. Dirai, ma che cazzo me ne fotte? Tanto tra 50 anni manco ci sarò più. Sai perché rido? Perché ora magari potrà succedere che tu, o una persona che ami, si ammali di qualcosa dovuta a fattori ambientali. Oppure andrai in vacanza facendo il bagno nella diossina e nelle bottiglie di plastica. Oppure i tuoi figli non sapranno mai che buona era l'aria che non puzzava. Ma tutto questo non sarà più possibile. Perché 50 anni fa, uno stronzo come te ha pensato la stessa cosa e ti ha lasciato un cacatoio chimico al posto della terra. Allora rifletti e non fare il pirla. Cerca di capire che al mondo non esisti solo tu e che se ognuno di noi se ne sbatte i coglioni, tra meno di 50 anni saranno i tuoi figli a pagare le conseguenze delle tue azioni. A pagare le conseguenze delle tue azioni. Allora rifletti. Mamma mia, pelle d'oca, bravo Paolino! Bel pensiero. Nel bravo, frattempo bravo. Era andato a buttare l'uranio. Sì, certo. Impoverito, certo. Giusto per invitare le persone a riflettere quello che hai appena fatto. Le note intelligenze. Mangiate il pesce, mangiatelo ogni settimana. Abbiamo bisogno di mantenere il Mediterraneo perché è vicino, perché crea.